Oggi vedremo come creare delle ombre geometriche per arricchire i tuoi progetti e le tue grafiche. Ombre geometriche intendo appunto ombre rettangolari, ombre circolari, ombre a forma di cuore, ombre quadrate, che sicuramente danno molta più profondità alle tue creazioni. Saper creare ombre e posizionarle nella maniera corretta è una di quelle capacità che deve avere un Canva expert, che sa perfettamente come creare un'identità grafica digitale. Se è la prima volta che senti parlare di questo concetto, puoi andare nel link qui in descrizione, inserire il tuo nome e la tua mail e assistere a un webinar gratuito che ho preparato per te, dove ti spiego come creare la tua identità grafica digitale in soli 7 passi. Vai sul link, inserisci i tuoi dati e goditi lo spettacolo. Dopo questa premessa, andiamo come al solito all'interno del mio Mac, perché questo è un tutorial tecnico, quindi fai molta attenzione a tutti i passaggi e poi potrai applicarlo in tutto quello che vuoi. Andiamo. Vediamo quindi come creare queste ombre geometriche, quindi ombre circolari, ombre rettangolari, ombre quadrate, per dare maggiore enfasi ai nostri post. Ok, quindi ci sarà una procedura molto molto semplice. Le ombre sono una di quelle, come posso dire, abbellimenti che rendono sicuramente molto più professionali le nostre creazioni. Quindi andiamo a vedere subito come andarla a realizzare. Crea un progetto, solito post di Facebook. Questo è un tutorial ovviamente più tecnico che creativo, quindi stai molto attento a tutti i passaggi. Anche qui, come al solito, abbiamo bisogno di partire da una base. Quindi, nel caso in cui noi volessimo creare una, non so, cioè una frase, tipo una quote di un imprenditore, una qualsiasi frase ispirazionale o motivazionale di un formatore. Parto da questo, così poi ti faccio capire bene cosa voglio andare a realizzare. Innanzitutto andiamo a prendere una frase, ok? Quindi andiamo a prendere, io adesso la vado a cercare su Google, metto frase motivazionale, vediamo, una frase qualsiasi, quindi niente, per ogni impresa di successo c'è qualcuno che in passato ha preso una decisione coraggiosa. Prendo questa qui, giusto a titolo d'esempio, e vado a creargli il mio testo, ok? Quindi ho semplicemente copiato la prima frase che ho trovato per fare prima. Quindi per ogni impresa di successo c'è qualcuno che in passato ha preso una decisione coraggiosa. Quindi diciamo che voglio mettere in evidenza questa frase, ok? Che avrà detto tizio in particolare. Ora non lo so, vediamo sul sito efficacemente. Accetta tutti, va bene. Accetta i cookie, ok. Allora vediamo. Ci sono delle cose, non ho quale la frase, l'immaginazione. Per ogni impresa di successo, Peter Drucker, ok? Quindi questo è colui che ha detto questa frase, ok? Quindi ti faccio vedere cosa voglio fare. Quindi qua vado a scrivere semplicemente il nome dell'autore. Non so se riusciamo a trovare delle immagini di Peter Drucker. E adesso andiamo a vedere. Per ogni impresa di successo c'è qualcuno che in passato ha preso una decisione coraggiosa. Innanzitutto io voglio creare le due forme geometriche, quindi le ombre che andrò a creare saranno due fondamentalmente. Una circa e a un'altra rettangolare, ma il principio può essere poi utilizzata per qualsiasi forma, ok? Quindi non cambia assolutamente niente. Quindi io vado a prendere innanzitutto il carattere che utilizzerò per comodità. Prendo un Anton, questo tipo qui, per un'impresa di successo, ok? Questa va bene così. E Peter Drucker, magari lo scrivo con un carattere più calligrafico, ok? Quindi vediamo un attimo, questo tipo questi, vediamo. Qua possiamo decidere lo stile del nostro font, quindi magari tipo questo, Peter Drucker, questo non si dice niente. Peter Drucker, vediamo così. Peter Drucker, Peter Drucker, vediamo così. Va bene, così può andare. Tipo firma, va benissimo. Lo possiamo poi utilizzare e dopo vedremo come andarla a impostare. Ti faccio vedere un attimo. Questo lo metto a capo per dargli questa forma, diciamo, di piramide rovesciata che mi permette di convogliare meglio il tutto, dargli più un ordine gerarchico. Ora devo andare a inserire l'elemento rettangolo. Quindi vado nella sezione forma e poi andremo a inserire l'ombra che serve a noi. Quindi prendo il mio rettangolo, lo vado a tagliare in maniera precisa e diciamo che così può andare. Allora, guarda attentamente questo passaggio perché fondamentale. Allora, farò la stessa cosa anche per questo. Lo vado a rimpicciolire, questo lo metto qui e vado a mettergli anche la cornice che adesso ti faccio vedere. No, questa cornice no, prendiamo quella, la cornice, quella col bordino, questa qui, questa col bordino qua, e la vado a mettere qua. Quindi questa magari la vado ad allineare tutta a sinistra, metto un po' a capo per dargli, e questa la ingrandisco leggermente. Questo è sempre tutto improvvisato, ragazzi, quindi badate bene che tutto è improvvisato. Allora, per ogni impresa di successo c'è qualcuno che in passato ha preso una decisione coraggiosa, ok? Quindi questa è la nostra frase. Quindi qua noi dovremo mettere l'immagine di questo Peter Drucker, che adesso andremo a cercare su internet. Vediamo se è rimasto in memoria Peter Drucker, vediamo se c'è qualche immagine. Sì, c'è. Prendiamo questa immagine di Peter Drucker, tipo questo, migliore dal punto di vista qualitativo.
qualitativo, anche se sono foto vecchie. Vediamo, copy, copio l'immagine, vado qui, la incollo e la vado a inserire qui dentro. Ma se mi permette, diciamo così va bene. Adesso andremo a vedere di fare tutto quanto. Allora, questa la vado a rimpicciolire leggermente, questa la metto qua, ok. Posso anche rendere questa bianca e li vado a inserire un'ombra. A me le ombre piacciono tanto, anche in questo caso le ombre servono perché danno molta più corpo a tutta quella che è parte grafica. Quindi aumento la trasparenza, aumento la sfocatura, la direzione, l'offset, questo lato, l'offset. Posso anche farlo in questo modo, si legge non benissimo in realtà. Questo magari allora lo posso fare un po' più scuro, vediamo. In questo modo qua, questa la faccio anch'essa bianca e questa la faccio blu o anche bianca, va bene bianca. Mi serve uno sfondo, quindi parliamo di impresa. Sto creando tutto lo scheletro, poi adesso andremo ad aggiungere gli elementi ombre per enfatizzare il tutto. Andiamo nella sezione foto, prendiamo impresa, vediamo impresa, vediamo, possiamo mettere un'immagine di un'impresa qualsiasi, possiamo mettere anche un'immagine di un grattacielo così, in questo modo qua, possiamo all'indietro. Questo può essere tranquillamente un format che utilizzeri, cioè possiamo creare comunque un layout standard per magari i nostri post, questo tipo qua, oppure possiamo anche prendere quest'altra immagine che forse è più emblematica, o anche questa dove ci sono persone che parlano, che discutono, o anche questa dove voglio cercarne una che prese una decisione coraggiosa. Questa anche, però troppo. Vediamo, questa no, non mi piace. Vediamo questa qui, potrebbe anche andare bene. Sopra qui io vado a regolare un po' l'immagine, ad aumentare un po' il contrasto, a diminuire la luminosità, in questo modo qua. Sto facendo delle prove, in questo modo qui. E adesso posso andarli a inserire gli effetti che voglio. Ti faccio vedere. Quindi qua abbiamo creato un rettangolo. Guarda attentamente, io faccio Command C, quindi come se fosse un copia e incolla, vado, oppure posso tranquillamente fare un copia e incolla, quindi anche col tasto destro posso fare cliccare sull'elemento e fare copia, aggiungere pagina e incollare l'elemento che ho incollato, che è identico nella stessa dimensione, nella pagina successiva. Questo lo vado a fare di colore grigio scuro, questo grigio qua. Dopodiché vado nella sezione che mi permette di scaricare, vado su sfondo trasparente e vado su a selezionare solo la pagina 2, in modo tale che mi scarica solo questo rettangolo qua. Praticamente serve questo rettangolo che poi importerò all'interno di Canva. Quindi fatto, dimensioni di 2, così viene più definito, e scarico. Ok? Quindi scarica questo rettangolo in trasparenza. Qua mi ha scaricato questo rettangolo, lo prendo e lo trascino all'interno di Canva. Come vedi, mi ha praticamente creato un rettangolo. Io questo adesso lo elimino perché non mi serve più. Prendo il rettangolo che mi ha creato, vedi, mi ha creato questo rettangolo grigio. Questo sfondo non si vede perché è bianco. Andiamo a fare un'altra operazione. Allora vado nella sezione foto, vedo un attimo, vediamo se scrivo impresa white. No, potrebbe andare, ma non. Vediamo, scriviamo white solo. Possiamo anche fare una cosa del genere. Togliamo tutto. Allora, guarda attentamente. Questo elemento lo spostiamo al centro. Spostiamo tutto al centro. Questo lo mettiamo giusto un attimo al lato. Questo lo vado a mettere qui. Questo lo sposto qui. Ok, in questo modo. La firma la riporto qui. E adesso guarda, l'elemento che avevo preso prima lo vado a posizionare perfettamente sull'altro. E vado ad ingrandirlo fin quando non ho raggiunto la stessa dimensione del rettangolo azzurro. Ok, guarda, ci siamo. Ora, guarda attentamente, posizione all'indietro, dietro ovviamente all'azzurro. Vado leggermente a dare un piccolo bordo sia sulla parte inferiore che sulla parte destra. E guarda dopo cosa faccio, vado su regola e faccio sfocatura. Che figata. Posso anche aumentare il contrasto per renderlo più nero o meno scuro. Ma guarda, già così ha tutto un altro effetto e tutto un altro impatto, cioè sembra proprio che esce dall'immagine. Posso fare la stessa identica cosa anche per il cerchio, noi lo faremo perché questo tutorial anche era creare ombre per tutte le forme geometriche. Allora vado ad aggiungere pagina, vado ad inserire una forma, ovviamente in questo caso tonda, vado a selezionare il grigio scuro e vado, posso ringrandire leggermente, tanto poi lo posso tranquillamente rimpicciolire, e vado a scarica sfondo trasparente, tutte le pagine no, seleziono solo la pagina 2 perché devo scaricare l'elemento, imposto a 2 per e faccio scarica, quindi mi sta scaricando il cerchio con sfondo trasparente. Ora andrò, una volta scaricato l'elemento circolare, andrò a prendere l'elemento, lo andrò a importare all'interno di Canva, questo lo elimino perché non mi serve più, guarda attentamente tutti i passaggi, prendo l'elemento che ho appena creato, lo sovrappongo a questo qui per evitare che questo elemento circolare venga poi sostituito con la foto all'interno di questa cornice. Ti consiglio di fare questa operazione, seleziona l'elemento e clicca sul lucchetto per
per bloccare l'elemento in modo tale che quando lo sovrapponi non sostituisce l'immagine all'interno. Fatto questo, prendo il cerchio, lo vado a farlo combaciare col cerchio bianco. Una volta fatto questo, vado su indietro, vedi c'è quel bordino che va benissimo, lo metto anche sotto all'altro bordo qui, lo sposto leggermente rispetto al cerchio di sotto, vado nella sezione regola e applico anche qua una sfocatura, e come vedi aumento anche qua il contrasto, e anche qui come vedi abbiamo questo effetto spettacolare che ci serve per dare più rilevanza a quello che stiamo comunicando. Ok, qua io cambierei questo cerchio in questo modo, va molto meglio. E poi ovviamente qua posso aggiungere altri elementi. Qua in questo caso io lo sfondo lo posso cambiare perché non mi piace. Vediamo cosa possiamo inserire. Per un'impresa di successo c'è qualcuno che in passato ha preso una decisione coraggiosa, quindi magari questo lo posso anche fare di questo colore qua. Decisione coraggiosa, magari lo metto anche in giallo. E qua li metto una foto in HD di un'impresa. Vediamo impresa. Dai, lo dobbiamo trovare fino alla fine, una bella immagine. Potrebbe andare anche bene questa. Vediamo un attimo. Potrebbe decisamente andare. Non è molto d'impatto. Quale possiamo scegliere? Anche questa potrebbe andare. Mi piace questa mano. Così peccato che viene nascosta. Questa è carina e simpatica. Col bambino. Dai, ci può stare. Questa magari l'alzo leggermente e la inserisco qua. Perfetto. Come vedete ho inserito elemento ombra circolare dietro questo e ombra rettangolare dietro quest'altro elemento. Adesso non vi resta che sbizzarrirvi, in questo caso, a creare le vostre ombre circolari e rettangolari da inserire al di sotto degli elementi. Ultima cosa. Voi potete creare veramente ombre di qualsiasi tipo. Vado a fare soltanto un ultimo punto. Quindi nella sezione forme, nella sezione elementi forma, quindi forma ad esempio, o anche il cuore in questo caso, io posso tranquillamente inserirgli un cuore qui. Vado a prendere questo cuore qua, questo lo faccio rosso, faccio un copia, vado nella seconda pagina, un collo, questo cuore lo posiziono al centro, vado sempre nella sezione 2x sfondo trasparente pagina 2, seleziono solo la pagina 2, fatto, scarico, e dopodiché lo posso inserire sotto quell'immagine del cuore. Quindi potete fare veramente ombre di tutti i tipi, tutte le forme, partendo sempre qua ho sbagliato perché non ho inserito il colore, vado a regolare qua dalla luminosità, posso fare anche in questo modo qua, saturazione 0, luminosità, contrasto, lo faccio leggermente nero e poi applico una leggera sfocatura, va benissimo lo stesso, poi lo metto qui, allargo fino a farlo diventare grande quanto il cuore originale, poi sposto leggermente l'elemento, vado su posizione indietro e come vedete ho creato anche qui un'ombra. Allora, prendo questi due elementi, li raggruppo, vedete, e posso tranquillamente poi fare anche duplicazioni, posso raggruppandoli poi diventano un elemento unico, quindi poi posso tranquillamente ingrandirli e metterli come voglio, posso ruotarli e quindi posso giocarmi veramente, posso fare di tutto, quindi in questo modo qua, e posso sbizzarrirmi. Quindi l'elemento, una volta che voi l'avete creato, avete creato anche l'ombra, potete raggrupparlo e renderlo un elemento unico e quindi potete poi clonarli e fare tutto questo. Quindi davvero io penso di avervi detto quello che vi serve per creare ombre geometriche, per arricchire e rendere le vostre creazioni ancora più fighe e ancora più professionali. Spero che questo tutorial tecnico ti abbia fornito una procedura che potrai sfruttare all'interno delle tue grafiche. Se quindi il video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un like, iscriverti al canale, attivare la campanellina e farmi tutte le domande qui sotto, come al solito. Lo so ragazzi, so che sto diventando vecchio, sto diventando petulante, ma queste sono le cose che dovete fare per aiutarmi a crescere, anche se davvero questo canale ormai mi sorprende perché ogni giorno aumentano gli iscritti, sono davvero felice di tutto quanto. E anche oggi ho concluso il mio dovere morale e ci vediamo al prossimo tutorial, ricordandoti come al solito che principianti si nasce, ma Canva Expert si diventa.